Siamo con Ottavio Rizzuto, presidente della Banca di Credito Cooperativo del Crotonese, qui a Scandale per questa bella serata della Sagra del Covatello, ma anche di altri assaggi di prodotti locali. Presidente, come nasce questa idea della Banca del Crotonese di questa serata a Scandale? La serata è stata organizzata dalla banca per poter rinsaldare il matrimonio con i soci di Scandale dopo la fusione che abbiamo fatto e abbiamo generato la BCC del Crotonese. La nostra intenzione è quella di poter rendere ai territori un servizio qualificato, vicino ai soci, che vada a ottemperare le esigenze che ogni socio ha nei confronti della banca. Perché noi riteniamo che i soci sono la parte fondamentale e importante di tutta la struttura della nostra azienda. Per questa ragione io sono qui stasera per testimoniare la presenza della BCC del Crotonese come praticamente unica realtà territoriale provinciale. La BCC, come appunto ha detto lei, con sede a Isola Capo Rizzuto, copre, se non vado errato, non solo alcuni paesi della provincia di Crotone, ma anche si arriva fino al Cosentino. Noi copriamo quasi l'80% della provincia e questa nuova realtà deve essere praticamente in grado di dare risposte concrete a tutti i soci, perché lei sa benissimo che la nostra banca opera essenzialmente con i soci e quindi a me interessa che tutti i soci godano del benessere della propria azienda. Dicevo, ma anche nel Cosentino siete... Noi siamo presenti su Cariati e abbiamo anche la volontà di espanderci su Corigliano e Rossano, che spero che avvenga anche presto, perché ritengo che la costa non va trascurata dal punto di vista delle ricchezze proprie e che la banca può dare dei servizi anche in quei territori. Come sicuramente lei saprà, la fusione non è andata giù a tutti gli scandalesi. Era assolutamente necessaria o Scandale poteva mantenere la propria autonomia? Guardi, le nuove condizioni imposte praticamente a Basilea 3 non consentono una dimensione aziendale piccola. Io sono convinto che la fusione, pur se travagliata, pur se fra tante discrasie, si rivelerà la carta vincente per questo territorio, perché siamo una banca più grande, una banca capace di dare più servizi, più attenta al territorio, più attenta ai soci, in grado di generare, diciamo, risposte concrete a tutta la compagine sociale. E io sono convinto che nell'intenzione del Consiglio di amministrazione, mio personale, è quello di far crescere questa realtà a livelli, non dico territoriali seri, ma a livelli anche regionali. Però Presidente, mi permetta, Scandale fino a neanche 2 anni fa aveva, mi dicono, 10 maestranze, 10 impiegati, adesso ne ha solo 3, 7 posti in meno. Guardi, ogni realtà delle filiali va vista secondo quelle che sono le operazioni bancarie che riescono a effettuare. Attualmente Scandale gioca un ruolo di secondo piano che da qui a poco tempo noi riusciamo a rinsaldarlo con un ruolo fondamentale, perché è intenzione mia e di tutto il Consiglio di amministrazione di creare una fondazione bancaria collaterale alla banca che realizzeremo qui a Scandale proprio per poter rivitalizzare la sede della banca di Scandale con nuove idee, nuove iniziative, nuove capacità praticamente nei confronti dei soci. Io sono convinto che la fondazione bancaria che stasera sto annunciando vedrà la luce fra 6, 7, 8 mesi e quindi riusciremo a coprire quello che è il gap che alcuni soci ritengono di aver subito con la fusione. Io sono convinto invece che la fusione porterà solo benessere alla compagine sociale.
Quindi anche a Scandale? Soprattutto a Scandale, perché è un centro d'eccellenza della vecchia BCC, è un centro che merita attenzione, è una realtà territoriale fra le tante che ha la possibilità e la potenzialità di sviluppo. Noi concorreremo a che Scandale possa avere alla luce determinati obiettivi che magari fino ad oggi non è riuscita ad ottenere. L'ultima e la saluto, come chiuderà l'anno, il 2014, la BCC? Guardi, la BCC di Scandale è stata chiusa in perdita. Nel prossimo gennaio noi dobbiamo fare un'assemblea per approvare il bilancio della vecchia BCC di Scandale. La banca in generale chiuderà con un utile intorno ai 600.000 euro, che è ragguardevole rispetto alle realtà delle BCC calabresi. Noi siamo un'azienda solida, abbiamo creato un'azienda abbastanza, come dire, qualificata dal punto di vista del territorio, abbiamo un forte capitale sociale capace praticamente di rimettere sul mercato oltre 100.000 euro di investimenti. Io penso che attualmente non esistono banche che possono dare credito per tale importo. Noi siamo questa banca e ci presentiamo con le dovute praticamente sempre come dire, attenzione al territorio, ma con la umiltà che ci contraddistingue come banca praticamente del futuro. Grazie. Grazie a lei.